La giornata di oggi serve soprattutto per mettere insieme diverse competenze, diversi centri, diversi soggetti che di fatto si occupano di media a diverso titolo. E l'obiettivo è appunto quello di creare una rete tra università e imprese che tenti di affrontare il futuro dei media digitali e la direzione in cui stanno andando. L'osservatorio è un punto importante perché innanzitutto riesce a mettere insieme competenze diverse che in Italia non si sono riuscite mai a mettere insieme in modo così, diciamo così, organico e strategico, e quindi questa è una cosa molto positiva. Il contributo che può dare è proprio quello del unire le forze esistenti in diversi soggetti, in diverse istituzioni, proprio per interpretare la realtà che ci circonda, una realtà fondamentale come quella dei media, che non è soltanto intrattenimento, ma informazione e cultura, e quindi capire che cosa avviene in questo ambito diventa strategico per tutti. Ma lo studio esiste, soltanto che il problema, che è un po' un problema italiano, è la frammentazione, cioè ci sono tanti soggetti diversi che di fatto non riescono a comunicare o a comunicare in modo soltanto parziale. Dico che l'osservatorio serve proprio per ovviare a questo problema, cioè unire tante forze, tante diverse competenze che fino adesso sono separate, per cui non si riesce nemmeno a comprendere la ricchezza che esiste già, che si tratta soltanto di valorizzare. Un osservatorio di media composto da una compagine così meravigliosamente eterogenea non l'avevo ancora vista. Siamo università, siamo aziende, ma soprattutto università con competenze diverse. Io mi occupo di ingegneria informatica, altri si occupano di semiotica e penso di cultura dei media o del cinema, per cui potremmo fare molto per capire e per dare anche una previsione alle aziende che cosa servirà nei media nei prossimi 10 anni.